però in ottica indata. La seconda posizione per lui vale molto, perché la classifica ereditata con questa graduatoria finale del Gran Premio della Malesia vedrebbe comunque aumentare il bottino nel margine nei confronti di Vettel. 263 punti Hamilton con questa classifica, 235 per Vettel a 5 gare dalla conclusione. Anzi no, chiedo scusa. Mi ha detto che le temperature del motore sono a posto, non c'è nulla di pericoloso da rilevare, quindi tutto sotto controllo, ma evidentemente il problema è nelle performance dei pneumatici che ormai hanno. Beh, per fare quella rimonta ovviamente ha dovuto spremerli, ha fatto una sequenza di giri ovviamente riuscendo ad abbassare il record della pista di continuo. Sebastian Vettel ha avuto soltanto una chance vera per passare Ricciardo. Ormai siamo negli ultimi chilometri, quindi dicevo, aggiornavo la classifica con Hamilton che era a 263, sale a 281, con Vettel che era a 235, limite danni però è a 247 punti di differenza, quindi il margine di Hamilton aumenta, mentre Verstappen, dopo 30 Gran Premi dal successo di Barcellona dell'anno scorso, qui intanto abbiamo visto Gasly in lotta, dopo 30 Gran Premi dal primo successo, ora fa il bis Verstappen, che è scattato dalla seconda posizione, è riuscito di fatto a infliggere il primo sorpasso della stagione ad Hamilton e quindi ora va verso il successo. E per la Red Bull, vedete quella Chris Horner, sta maturando la 54esima vittoria, la seconda di questa stagione. Papà Jossen nel box a seguire la gara del figlio, che sta compiendo ormai le ultime curve con un buon margine su Hamilton. Al completare il podio a questo punto c'è Ricciardo, perché Vettel ha un ritardo di quasi 6 secondi, però c'è da dire che è stato autore di una grande gara Vettel, partito dall'ultima fila. Punti di dati andrebbero a Bottas, a Perez, a Van Dorn, un'altra gara molto valida del pilota belga, a Stroll, a Massa e a Ocon. Si preparano alla grande festa i sostenitori di Verstappen, 9 podi in carriera, 2 quest'anno per lui, secondo successo che sta maturando per il ragazzo che ieri ha compiuto 20 anni e che ha un grande futuro davanti. Un grande potenziale, quest'anno è stato frenato spesse volte da problemi tecnici. La sorella è già commossa, perché tutti assaporano la gioia dopo le delusioni dei 7 ritiri maturati nelle 14 gare che ci lasciamo alle spalle. Verstappen ha approfittato della situazione, è stato impeccabile. Sentite i suoi fans scatenati, lui li va a salutare con questa serpentina. Vince il Gran Premio della Malesia Max Verstappen della Red Bull, grandi sono i rimpianti della Ferrari. Hamilton chiude in seconda posizione, eccolo sul traguardo, guadagna altri punti in classifica, 281 contro 247, quindi 34 lunghezze di margine per lui a 5 gare dalla fine. Ricciardo sul podio, potrà festeggiare a suo modo, grande entusiasmo per